Il nostro viaggio, un po' l'evoluzione, come l'evoluzione dell'uomo, la nostra storia. Nel 2001, come ricordavano tutti prima, e mi fa piacere ricordarlo a me, c'era solo carne, per 3 anni da solo, qualsiasi cosa, qualsiasi evento, fino al 2004 che non sono arrivato io. E quindi, poi tra l'altro aveva un contratto poco, malattie, ferie, niente, lavorava. Ecco, questo è un tributo dovuto, insomma, a lui. E quando siamo arrivati noi, abbiamo iniziato, eravamo un po' così, grosso modo non eravamo proprio, non dovevamo scoprire il fuoco e la ruota, l'avevano scoperte ma noi l'abbiamo utilizzate, siamo stati arrangiandoci, sistemando un po' le cose per poter cercare di mandare le cose avanti. Noi avevamo questa, era la pompa, c'era una sola, una pompa per tutte le ruote e doveva funzionare, era una specie di cassapanca, diciamo che la miniaturizzazione all'epoca non era granché considerata. E addirittura vi dico questa cosa, non avevamo un sistema per monitorare la pressione in pompa e abbiamo smontato lo sfigmomanometro e praticamente questa parte qui abbiamo preso, ce la siamo inventata, abbiamo collegato la pompa e la controllavamo con quella. La difficoltà era che lo sfigmomanometro faceva così, più o meno a occhio noi vedevamo la media. Poi una pompa siringa, perché facevamo la cardiochirurgia a cavafiore, e tutto il circuito con cui veniva collegato il paziente era di derivazione chietina, come ricordavano prima, non è che l'avevamo fatto noi, veniva da Chieti e noi ci siamo adattati a quello che abbiamo trovato, quello che era possibile, quello che ci hanno portato e trasmesso i nostri colleghi chietini. Questo ci ha fatto entrare un po' nell'epoca romana della nostra cardiochirurgia e da qui avevamo già una certa esperienza, abbiamo cominciato ad assettare la perfusione su di noi, un po' come un vestito su misura. Dalla pompa roller, un giorno si ruppe, noi avevamo una pompa centrifuga perché c'erano questi due sistemi di perfusione, non c'era mai piaciuta, non so perché, un'avversione, non lo so, a prescindere, quelle cose che non mi piace, non l'ho mai sentito ma non mi piace. Un giorno si ruppe questa pompa e siamo stati costretti ad utilizzare la pompa centrifuga, non siamo mai più tornati indietro. La pompa centrifuga poi ci ha aperto un mondo. Miglior outcome per il paziente. Da lì abbiamo studiato, ci siamo formati, abbiamo visto minore emolisi, i tempi dell'intervento potevano essere anche più lunghi, ma non c'erano quei problemi che avevamo prima. E quindi abbiamo deciso di rimanere come inizialmente non volevamo. Il successivo passo è stato quando siamo andati nelle sale nuove, avevamo due sale operatorie.